La notizia di apertura del nostro notiziario ci porta a parlare di quelle che sono le ultime ore in zona gialla per l'Abruzzo, che da domani si sveglierà praticamente bicolore. Due province, quella dell'Aquila e di Teramo, passeranno infatti in arancione, mentre la provincia di Pescara e di Chieti diventeranno zona rossa. E proprio nel capoluogo adriatico, tra l'altro, questa mattina c'è stato un vertice in prefettura, al termine del quale si è deciso di riaprire le scuole fino alla prima media a partire da mercoledì, dunque subito dopo il carnevale. Tutto questo mentre comunque vanno avanti e crescono i dati dell'emergenza sanitaria. Nel bollettino di oggi si registrano altri 508 nuovi casi di positività al Covid-19. Ma per sapere questo ed altro ancora ci colleghiamo con il nostro Paolo Durante, che da Pescara ci riassume proprio i dati relativi al bollettino di questo sabato 13 febbraio 2021. Paolo, buonasera a te. Sì, grazie per la linea da parte mia e da parte del tecnico Diego Martelli. Buonasera a tutti voi. Mi trovo a Pescara davanti al Covid Hospital e allora andiamo subito a vedere quali sono i dati sulla diffusione del coronavirus in Abruzzo nelle ultime 24 ore. 508 i nuovi casi di positività, di questi tanti nella zona di Pescara e di Chieti, per la precisione 268 nel pescarese e 114 nel chietino. Quasi 10.000 i tamponi effettuati tra test antigenici e anche molecolari. Il rapporto positivi su tamponi è del 5,1%. 13 i pazienti deceduti, di cui 4 deceduti nei giorni scorsi, ma comunicati oggi dalla ASL. Il totale delle persone morte a causa del Covid in Abruzzo dall'inizio della pandemia è salito a 1.558 persone. La pressione ospedaliera sale nei ricoverati in area medica. Più 41, in totale ora sono 548, scendono invece i ricoverati in terapia intensiva, meno 2 sono diventati 51, 10.834 le persone in isolamento domiciliare, poi i guariti più 117 oggi. Ricordo anche che domani l'Abruzzo tornerà in zona arancione, mentre sempre domani, a causa dell'ordinanza firmata dal presidente Marsiglio, la provincia di Pescara, ma anche quella di Chieti, si colorerà di rosso. Questa mattina a Pescara c'è stato un importante vertice in prefettura a cui tra gli altri ha partecipato il sindaco Carlo Masci, che si è soffermato sulla ripresa delle scuole. Allora noi vi riproponiamo l'intervista realizzata proprio questa mattina al sindaco e su questo contributo da parte mia e da parte di Diego Martelli un saluto a tutti voi. L'intervista. Sindaco Masci, cosa è venuto fuori da questo nuovo vertice in prefettura, in particolare riguardo alle scuole? Abbiamo ragionato molto con il dottor Parruti e con il dottor Polidoro. C'erano anche i sindaci di Città Sant'Angelo, di Spoltore e di Montesilvano e abbiamo ragionato sulla didattica a distanza nelle scuole d'infanzia, le elementari e le medie, perché io ho fatto il provvedimento di impedimento della didattica in presenza in questi istituti. È emerso che cosa? Che quel provvedimento è servito molto per calmierare la situazione, però oggi con la nuova ordinanza regionale sulle zone rosse della provincia di Pescara e della provincia di Chieti c'è una speranza di raffreddamento del contagio e quindi viene meno ad oggi la necessità di prorogare a Pescara la chiusura delle scuole d'infanzia e primarie e prima media. In sostanza, se i dati dovessero dare ragione a quanto stava dicendo lei, da mercoledì infanzia, primaria e prima media possono tornare in presenza. Sì, a oggi è così, nel senso che non ci sono motivi per prorogare la didattica a distanza, quindi aspettiamo ulteriori approfondimenti da parte del dottor Parruti, del dottor Polidoro, del Comitato Tecnico Scientifico, però a detta loro questa zona rossa stabilita dalla Regione può permettere la ripresa su Pescara della didattica in presenza anche nelle scuole d'infanzia, elementari e prima media.
Un'altra cosa importante, continueranno comunque, a prescindere dal colore di Pescara, gli screening? Continueranno, noi stiamo facendo screening oramai dall'inizio dell'anno. Entro la prossima settimana avremo sottoposto a screening circa 40.000 persone, perché siamo andati nelle scuole, prima superiori, questi giorni faremo le scuole medie e a seguire le elementari, poi abbiamo fatto questo screening diffuso per la popolazione e poi siamo andati direttamente negli enti pubblici, dove sono stati fatti tamponi per il personale dipendente. Quindi c'è un quadro abbastanza chiaro ed esteso che permette di fare le valutazioni più appropriate da parte della comunità scientifica.